Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo a Luste Maria. Messaggio del 3 giugno del 2024. Amati figli miei, ricevete la mia benedizione. Quale Padre amorevole io continuo a tenervi sotto la mia protezione. Salmo 91. Figli, il mio cuore batte per ciascuno di voi di fronte al subbuglio nel quale si trova l'umanità in questo momento. Unitevi in una sola voce di preghiera, unitevi. Tenete presente che la preghiera senza azione è come un rosaio con rose prive di grande profumo. L'azione che deriva dalla preghiera è il condimento con il quale la preghiera acquisisce sapore. Miei amati figli, questo è un momento gravoso per l'umanità. L'ecatombe è più vicina agli uomini di quanto immaginiate. L'umanità deve mobilitarsi per concentrarsi sulla salvezza spirituale. State vivendo in lotta gli uni contro gli altri. Il potere si accanirà contro le società portandovi come pecore al macello. Ed io vi invito a mantenere la pace nelle famiglie e ad essere umili. Se ci sono disaccordi, dovete cercare il mutuo perdono. Se gli altri non vi perdonano, voi perdonate, così che il male e il rancore gravino in minor misura. Offrite il cambiamento nel vostro modo di comportarvi e di agire, il cambiamento del carattere, e siate persone nuove, nuove. Il rapporto con i vostri fratelli deve essere quello di un vero cristiano, facendo sempre il primo passo verso la riconciliazione. Cambiate il cuore di pietra in uno di carne. Per voi è importante farlo in questo momento, figli miei, così come è importante che controlliate il linguaggio che utilizzate. Non giudicate. Questo lasciatelo a me e abbiate uno spirito sano. Satana sta infangando l'umanità con quello che in apparenza sembra buono, ma non lo è. E lo fa per confondervi e per portarvi in questo modo a vivere nel peccato. Pregate, figli miei, pregate. Pregate gli uni per gli altri, pregate. Pregate, figli miei, pregate. Verrete a sapere nuovamente di paesi che si solleveranno gli uni contro gli altri. Pregate, figli miei, pregate, affinché il potere umano che intende opprimere il mio popolo non vi faccia soffrire e non cerchi di farvi perdere la fede in me e in mia madre. Pregate, figli, pregate. Perché la terra tremerà, i segnali dall'alto non si fermeranno e l'umanità li lascerà passare senza considerarli con serietà. Non è la fine del mondo, figli miei, ma voi avete bisogno di un cambiamento personale, di modo che riusciate ad essere persone nuove, più sensibili al dolore del fratello. Luca 6:36, l'astro del sole, continuerà a colpire la terra e i miei figli patiranno. Siate amore a mia somiglianza. Corinzi 13:3, non trascorrete la vita senza dare frutti. Giovanni 15:1-2:5-8, questo è un momento pericoloso e voi, con il discernimento dello Spirito Santo, dovete riconoscere
quello che è mio, cosicché non vi portino fuori strada. La mia benedizione per tutta l'umanità ha implicita in sé la mia misericordia. Voi siete i miei amati, il vostro Signore, il vostro Gesù. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Commento della veggente Luz de Maria. Cari fratelli, nostro Signore Gesù Cristo continua instancabilmente a guidarci su quel cammino sicuro e tra le righe ci dice quello che ciascuno di noi riuscirà ampiamente a discernere. Ci rivolge un appello perché manteniamo alta la nostra spiritualità in un continuo sforzo personale che ci porti ad essere migliori, a mantenerci più vicini a Lui e quindi ad amare i nostri fratelli e coloro che è più difficile amare. Impieghiamo questo tempo per liberarci dagli stracci del risentimento, del rancore e dell'invidia. È il momento di assoggettare la lingua per utilizzarla solo per essere graditi a Dio e quindi per dare frutti di vita eterna. Svuotiamo il nostro cuore di quello che non è di Dio e riempiamolo con l'amore, con il perdono, con la fede, con la speranza e con la carità. La realtà è che noi ci troviamo in un momento che è unico nella storia dell'umanità, quello della terza guerra mondiale. Esaudiamo dunque nostro Signore Gesù Cristo, diventando persone rinnovate e fraterne. Amen, amen. Venga presto il tuo regno, nostro Signore. Salvaci, Signore, dai demoni che ci governano, Signore. Signore, se tu volessi solo con il soffio, con il tuo alito, potresti distruggere ognuno di questi soggetti legati a Satana che vogliono farci del male. Intervieni al più presto, Signore, perché noi vogliamo soltanto te, il tuo amore. Vogliamo baciare i tuoi piedi, vogliamo baciare il lembo del tuo mantello, Signore. Vogliamo abbracciare, Signore, i piedi della tua madre, inginocchiarci e adorare il tuo Santissimo Padre, la Santissima Trinità. Salvaci dal male, Signore, salvaci dal male, Signore. Portaci in un altro pianeta, Signore, oppure libera questa terra da tutti coloro che odiano te, il tuo popolo e questo pianeta, Signore. Nel nome potente e glorioso di Gesù, amen, amen, amen.